i dolci riflessi. La sciarpa che sto indossando è del tutorial che andremo a vedere. È un filato molto caldo, non è un filato fino, è il Tuya di filati discount, ma veramente un filato caldo per questo periodo è perfetto. La possiamo indossare anche 2 volte oppure in questo modo. Insomma, è veramente molto molto calda. Mi piace tantissimo e poi anche il punto si vede con tutto ciò che è la lana. Abbastanza grande. Allora, passiamo subito a farvi vedere il filato e poi al tutorial. Come promesso, ecco lo sciarpone. Io lo chiamo sciarpone perché è una grande sciarpa, bella calda, con un filato che non è sottilissimo ed è bello vedere d'inverno questi sciarponi, mi piacciono tantissimo. E questo è l'effetto indossato, poi vi ho fatto vedere già le foto. Allora, come inizio è facilissimo, molto semplice. Adesso passiamo subito al materiale, al filato che ho scelto e poi al tutorial. Il filato che ho scelto per questo progetto è di filati discount, è il Tuya polvere, sono 100 grammi, ha il 33% di lana, il 67% di acrilico e 120 metri, consigliano il 6 e il 7 di ferri e uncinetto 5,5-6. Per questo progetto vado ad utilizzare un uncinetto 7. Passiamo al Per tutorial. iniziare la nostra sciarpa ho avviato 29 catenelle, ora mi devo alzare di 3, 1, 2 e 3. Adesso entro nella quarta contando dalla prima, 1, 2, 3 e 4. Realizzo una maglia bassa. Ora dovrò realizzare delle maglie alte con catenelle di separazione, ma entrerò nella quarta. 1, 2, 3. Entro nella quarta catenella, cui realizzo una maglia alta, una catenella. Questo per 6 volte, una maglia alta, una catenella, maglia alta, siamo alla terza catenella, la quarta maglia alta. Alta, catenella, quinta, catenella e sesta maglia alta. Ora che abbiamo realizzato 6 maglie alte con una catenella di separazione per ogni maglia alta, vado a contare 4 sempre, per cui 1, 2, 3 e nella quarta entro e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, nel punto successivo maglia bassa. Proseguo e conto 4, 1, 2, 3, 4, entro nella quarta catenella e faccio lo stesso ventaglietto, per cui sono 6 maglie alte con una catenella di separazione per ogni maglia, per cui prima maglia alta, catenella, seconda, catenella, terza, catenella, quarta. Catenella, quinta, catenella e sesta la maglia alta. Adesso conto di nuovo 4, 1, 2, 3 e 4, maglia bassa come abbiamo fatto in precedenza, 3 catenelle e maglia bassa sul punto successivo. Di nuovo 4, 1, 2, 3, 4, facciamo di nuovo il nostro ventaglio, che è sempre con maglie alte che si alternano con una catenella. E questa è la nostra sesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con una catenella di separazione. Ancora 1, 2, 3, 4, vado a realizzare una maglia bassa, una catenella,
Vado sul punto successivo e realizzo una mezza maglia alta in questo modo. Adesso mi alzo di 3 catenelle, 1, 2 e 3, giro il lavoro, entro nella catenella e realizzo 2 maglie alte. Questo è l'inizio. Ora abbiamo qui il ventaglio. Però prima 2 catenelle, 1 e 2. Nel ventaglio 1, 2, 3, nella terza maglia alta entro, maglia bassa, 3 catenelle, sulla maglia alta successiva, la quarta, maglia bassa. Ora 2 catenelle. Adesso siamo qui. Dopo il ventaglio, dove abbiamo la solina, noi entriamo con l'uncinetto e facciamo 2 maglie alte, una, due e 3 catenelle. Ancora nella stessa solina, prendo l'uncinetto, lo passo e faccio 2 maglie alte, sempre nella stessa solina. Andiamo sul punto successivo, realizzo 1 e 2 catenelle, di nuovo ripeto, per cui entro nella terza maglia alta, una maglia bassa, 3 catenelle, punto successivo, la quarta maglia alta, entro al punto, maglia bassa, ovviamente la catenella che abbiamo qui di separazione non la contiamo. Ora di nuovo 2 catenelle, la sequenza è la medesima, prendo il filo, entro nell'archetto, 2 maglie alte. Catenelle. Una maglia alta. La seconda maglia alta sempre nello stesso archetto. Per cui abbiamo 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte nell'archetto. Ora abbiamo di nuovo il ventaglio, entriamo nella terza maglia alta, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, quarta maglia alta e una maglia bassa. Ora dobbiamo chiudere il giro con 2 catenelle, prendo il filo. Entro nella terza catenella qui dell'inizio, entro e realizzo la prima maglia alta, ancora la seconda maglia alta e la terza maglia alta. Allora, il giro si ripete di nuovo. Come si avvia il primo giro? Dobbiamo ripetere il primo e il secondo. Però il primo abbiamo comunque, abbiamo sempre le nostre maglie basse, ma l'avvio sarà con mezze maglie alte. Qui vado a prendere l'uncinetto. Ora mi devo alzare, mi alzo di 1, 2 e 3 catenelle e vado a prendere il filo e entro nel punto sottostante e realizzo una mezza maglia alta. Questo sarà l'avvio quando faremo il punto ventaglio. Qui adesso facciamo i ventagli, andiamo ad realizzarli proprio dove abbiamo le 3 catenelle. Vedete? Questo abbiamo il nostro ventaglio e qui abbiamo la solina. Per cui non dobbiamo fare catenelle di separazione, facciamo l'avvio di 3 catenelle e mezza maglia alta sotto al punto, prendo il filo, entro nella solina e di nuovo faccio i miei ventagli, per cui 1 catenella, 2 catenella, 3 catenella, 4 catenella, 5 catenella e 6.
E noi abbiamo fatto il nostro ventaglio, per cui dove ci sono i ventagli noi realizziamo i ventagli. Adesso ci troviamo nell'archetto successivo che è questo, non facciamo altro che ripetere una maglia bassa e 3 catenelle. Entro sempre nell'archetto maglia bassa, per cui non ci sono catenelle di separazione tra il ventaglio e la maglia bassa, questo è molto importante. Adesso si rifà di nuovo il ventaglio e si prosegue. Catenella, catenella, sempre maglia alta. Adesso che siamo arrivati al termine del giro, entro nella terza catenella, d'avvio che abbiamo fatto nel giro sottostante, maglia, mezza maglia alta, passo su tutte le asoline, catenella, prendo il filo e di nuovo mezza maglia alta e si riprende il giro tranquillamente il secondo giro. Il secondo giro si fa identico, senza modifiche, per cui noi ripetiamo il secondo e terzo giro fino ad arrivare all'altezza di 1,60 m, anche 1,70 m, come vi piace di più, lunga la sciarpa, per cui si ripete. È molto semplice, però questo filato ci permette di lavorare questa sciarpa in un modo più particolare, perché il filato non è regolare. Poi, come avete notato, ecco, si vede anche da qui, diventa molto più grande e poi è più fino, per cui non è regolare, è molto bello, per cui si prosegue fino ad arrivare a un'altezza, come dicevo, un'altezza di 1,60 m con 1,70 m, come vi piace lunga la vostra sciarpa. Allora, ho terminato, sono arrivata a esattamente 1,65 m e poi ho aggiunto delle frange. Ora vi faccio vedere come si inseriscono le frange. Da una parte sarà più ondulata, invece poi abbiamo la parte dritta che va benissimo. Io ho voluto mettere una frangia piccolina, più al metro, perché ho misurato con l'esattezza tutta la sciarpa, così utilizziamo i nostri 3 gomitoli tutti senza manzo, ci lasciamo giusto un pochino di filato per poter realizzare. Io preferisco una frangia corta per questa sciarpa. Allora, adesso vi faccio vedere come inserire tutte le nostre frange. Allora, per le nostre frange possiamo usare un piccolo tappeto, un cartoncino o anche la nostra mano in base alla larghezza che vogliamo della nostra frangia. Allora, per me va bene questo tappeto che è perfetto, l'ho utilizzato per tanti tutorial, è la misura giusta per me. Vado a avvolgere un pochino di filo in questo modo. Allora, adesso vado a tagliare. Quando siamo arrivati a un bel po', che abbiamo arrotolato adesso, a me non occorre perché ho quasi terminato, vado a tagliare. Abbiamo fatto il nostro taglio della frangia e avranno la stessa lunghezza. Allora, vediamo l'eccesso, lo togliamo, prendo un filo, faccio in questo modo, vado a prendere la parte in cui dobbiamo mettere la frangia, in questo caso è qui. Entro dentro al punto con l'uncinetto, aggancio il filo, lo faccio passare, prendo tutto il filo e lo passo semplicemente. Questo è bello cicciotto, io ho preso adesso un uncinetto più piccolino perché è più facile e lo faccio passare. Questo è il procedimento e lo vado a utilizzare per tutte le nostre catenelle che abbiamo fatto. Per cui qui ne manca una, la vado a mettere. Cerco di metterle, ecco, come vedete, della stessa misura. Qui metto un'altra. Ci vuole un pochino di pazienza. Ecco, quindi metto un'altra ancora e ho terminato. Prendo il filo, vado a inserire qui al centro, passo e tiro.
In questo caso ho terminato la mia frangia, che non la voglio molto ricca. Se vi piace più ricca, mettete due fili per ogni catenella. Io la voglio ecco un po' così, perché è bella, bello, non dico pesante, però bello pieno la nostra sciarpa, e allora non credo che mi occorre una frangia ricchissima. La voglio in questo modo, per dare un pochino più di leggerezza, ma questo poi dipende sempre dai gusti. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, è molto semplice. Andiamo a vedere ancora qualche dettaglio e poi ci salutiamo. Come avete visto, la sciarpa è facile da realizzare, e adesso che ci sono anche i regalini da fare, perché non regalare una bella sciarpa calda? Ci sono anche diversi colori di questo filato, io ho scelto il color polvere che mi piace molto, ma insomma ci sono anche diverse sfumature. Allora io vi ringrazio ancora che mi seguite in tantissime e ci vediamo ai prossimi tutorial, e ancora vi rinnovo l'invito di iscrivervi e seguirmi se volete anche su Instagram. Un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial. Ciao!